Salve a tutti ragazzi, vostro Lee, bentornati ad una nuova puntata del vostro web TG preferito. Passiamo subito alle news. Sony ha confermato che PlayStation 4 potrà avvantaggiarsi delle potenzialità del cloud computing, ma sarà del tutto opzionale. In questo modo, chi vorrà utilizzare la console completamente offline potrà farlo tranquillamente. Spiega Yoshida, non crediamo che tutti i giochi abbiano bisogno di questa funzione, ma se un titolo avesse bisogno dell'online per alcune funzioni aggiuntive, ben venga. Tuttavia, Sony ha ribadito più volte, se si vuole si potrà usare la console completamente offline. Sony ha deciso di non imporre alcuna tassa sui giochi usati, ma potrebbero farlo gli sviluppatori. La società ha infatti dichiarato che la console è solo una piattaforma sulla quale pubblicare titoli. Secondo Scott Rood è molto improbabile che i publisher implementino tecnologie come l'Online Pass, soprattutto dopo le reazioni alla recente conferenza Microsoft. Aggiunge inoltre che nessuna azienda vuole essere l'unica ad usare questo tipo di restrizione, come ad esempio EA ed Ubisoft che dichiarano è troppo presto per prendere una posizione e affermano di non avere una strategia ben definita. Xbox One rivoluzionerà gli achievements che saranno gestiti via cloud e verranno aggiunte le challenges. Il gamescore ottenuto giocando ai titoli 360 verrà importato anche su Xbox One. Inoltre, adesso alcuni trofei permetteranno di sbloccare nuove mappe, personaggi extra o bonus temporanei. Ci saranno anche gli achievements per i contenuti audiovisivi per sbloccare contenuti in anteprima o rinnovi di abbonamenti. Le challenges invece sono una sorta di sfide da portare a termine in un certo lasso di tempo. Inoltre, sia gli achievements sia le challenges potranno essere modificati o aggiunti dagli sviluppatori dopo l'uscita del gioco, anche senza DLC. Ogni trofeo sarà inoltre legato ad un filmato, in questo modo i nostri amici potranno vedere in che modo abbiamo portato a termine una determinata sfida. Per quanto riguarda l'online obbligatorio su Xbox One, Microsoft è convinta che i giocatori oggi preferiscano giocare in multiplayer piuttosto che in single player. Microsoft sostiene che non è un grosso sacrificio dover collegare la console ogni 24 ore. Spiega inoltre che Xbox One non è adatta a chi non vuole essere sempre connesso. Per quello, continua, c'è già la 360. Secondo Nvidia, le nuove console sono un toccasana per il mondo PC. La casa di Santa Clara sostiene infatti che sarà molto più semplice scalare i contenuti su PC, dato che fondamentalmente le nuove console hanno un'architettura molto simile a quella computer. Continua poi ribadendo il loro impegno nel lavorare a stretto contatto con gli sviluppatori. A tutto questo però c'è da aggiungere una cosa. Durante la conferenza Microsoft, agli stand dove è possibile provare i giochi, una console è andata in crash mostrando il desktop di Windows 7. Direte voi, cosa c'è di strano? La console non era visibile e infatti dietro al gioco non si nascondeva Xbox One, ma un computer della Hewlett Packard, come potete vedere nell'immagine qui di fianco, montante probabilmente una Nvidia GeForce 780. Insomma, nulla di cui sorprendersi, dopotutto è sempre stato così. Alle conferenze per le nuove console viene spacciato per console quello che in realtà sta facendo un PC. Forse Nvidia non dovrà lavorare poi così tanto per scalare i giochi su PC, dato che quelli provati già giravano sulle loro schede. Apple ha presentato iOS 7 compatibile con i dispositivi a partire da iPhone 4, iPad 2 e iPod Touch di quinta generazione. L'interfaccia è stata rivista in modo completo, tutto è più pulito ed è pensato per sfruttare l'intera area dello schermo. Ovviamente ci sono anche tantissime novità come il control center, il centro notifiche, il multitask migliorato, sono state migliorate le app, immagini, Siri e Safari ed è stato aggiunto iTunes Radio. Control Center raccoglie tutti i principali controlli come modalità aereo, wifi, bluetooth, orologio, fotocamera, calcolatrice, torcia, controlli per la musica e luminosità, tutti in un unico luogo. La nuova fotocamera include filtri da poter aggiungere in tempo reale ed è possibile passare tra quattro modalità: foto, video, panorama e quadrato. Siri include la ricerca su Twitter, Wikipedia e Bing, oltre che voci rinnovate, sia maschili sia femminili. Safari invece include una nuova vista per schede e preferiti. Non mancano novità per OS X, chiamato stavolta Mavericks. Apple ha introdotto tante novità, ma senza rivoluzioni. In questo modo non si disorienta un pubblico abituato da anni ad una certa esperienza. Tra le novità troviamo mappe, integrato praticamente ovunque nel sistema, e un nuovo Safari, migliorato in prestazioni ed efficienza. Troviamo poi le tab del Finder, che riducono il disordine sulla scrivania, riunendo le finestre in una singola con più schede, un po' come accade con i moderni browser. Mavericks ha anche un motore di prim'ordine, il Time Coalescing, che raggruppa le operazioni a basso livello e fa in modo che la CPU passi più tempo in modalità risparmio energia, senza intaccare le prestazioni. Sia OS X Mavericks sia iOS 7 saranno disponibili ad autunno.
Apple ha anche presentato i nuovi MacBook Air con processori Haswell e grafica integrata HD5000. I nuovi Air integrano delle NAND flash del 45% più veloci rispetto alle precedenti. A questo va aggiunta una batteria più capiente che permette al MacBook di arrivare fino a 12 ore di autonomia. Oltre all'Air è stato presentato anche il nuovo Mac Pro, un cilindro di appena 25 cm equipaggiato con Intel Xeon A5 con 12 core e GPU AMD Fire Pro per gestire facilmente contenuti fino a 4K. Ragazzi, un piccolo aggiornamento personale. Abbiamo raggiunto i 5.000 iscritti e per ringraziarvi settimana prossima ci sarà un super contest tutto per voi, quindi mi raccomando restate sintonizzati. Bene ragazzi, anche per questa settimana è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero sia stato utile. Voglio ricordare che sul mio primo canale, LisuLong, potete trovare molti altri video tutorial e consigli utili sul mondo dell'informatica. Mentre sul mio secondo canale, TheLeeGamer, di cui potete trovare il link giù in descrizione, potete trovare molti gameplay commentati dal vostro Lee. Mi raccomando, seguitemi anche su Twitter, sono youtuber Lee. Noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bye bye!